Ma c'è un altro ospite. C'è un ospite, sì. C'è un sindaco. Luigi De Magistris, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Sì, buongiorno. Sindaco di Napoli. Dov'è? Ovviamente lei è in ufficio in questo momento. Certo, al comune, ovviamente. Al comune, sì. Palazzo San Giacomo, piazza Municipio numero 1. Ma è riuscito a stare un po' a casa in questo weekend? Il weekend, infatti. A Pasqua e Pasquetta solamente, un po', sì. Quindi sono già passati. Con la pastiera di tua moglie, ricordiamolo. Certo. Ma come va? Come l'ha fatta poi alla fine? Com'è andata? Buono. Abbastanza bene, se l'è cavata. Senti, col figlio sedicenne come va? Riuscite va bene, ma non ce la fanno più. Certo. Dico, non ce la fanno. Come fa lei? Si capisce bene questo. Gli ormoni cominciano a girare. Certo. Però sono fidanzati i tuoi figli? Hanno murichi? Hanno storie? Il grande sì, il piccolo no. C'ha 16 anni, il piccolo. Scusa, 16 anni, piccolo, vabbè, 16 anni solo libero. Tu a 16 anni, non l'abbiamo ancora capito. Ma e come fa, scusi sindaco, per convincerli a rimanere in casa, oltre a dirgli, guardate, siete figli del sindaco, per favore. No, non c'è bisogno di convincerli. Loro, come devo dire, i ragazzi in città, vedo che sono tutti bravi. Non ci sono stati violazioni tra i giovani, quindi i giovani si sono comportati in maniera correttissima. Senta, ma sindaco, ma è pronto? Siete pronti per la fase 2? Sempre. Sempre, certo. Per ogni fase. Sì, perché oggi il Premier Conte è un pochino, diciamo, rallentato, però insomma fase 2 dovrebbe essere forse dal 4 maggio. Lei che notizie ha? Che è un buona fisarmonica, ogni tanto un passo avanti e un indietro, Ma credo che insomma il 4 maggio, se questi dati sanitari continuano a essere discretamente buoni, qualcosa si deve cominciare a fare il 4. Diciamo, a Napoli i dati sono molto positivi. A Napoli sono abbastanza buoni, ormai è una settimana che siamo assestati su una media di 7, 8, 9 casi al giorno. Poi 4 giorni senza decessi e ieri 0 contagi. Sì, ieri c'erano 0 casi, oggi qualcuno in più, però insomma sono rispetto alla Lombardia, insomma non c'è paragone. Però io sono per restare fino al 3 di maggio rigorosamente con queste misure. Sì. Dal 4 si può cominciare a uscire, secondo me, con la distanza di sicurezza, le mascherine, cominciare attività di cantieri, attività produttive, i parchi. I locali? Insomma, il mare, secondo me ai napoletani interessa. Il mare, sindaco. Ancora. Oddio, noi lo vediamo sempre, il mare qua è bellissimo. Sì. Ma andarci sarà possibile, secondo te? È difficile prevederlo, ma io scommetto di sì. Ma e sui trasporti, per esempio, no? Come vi state organizzando? Perché lì si dice che si può stare solo seduti, un sedile vuoto e uno pieno. Come è possibile? Questa è una bella sfida. Io credo gli autobus alla fine solo posti a sedere, se si vuole mantenere un numero, ovviamente con mascherine. La metropolitana sarà ancora più complicato. Quello che aiuta, che però, stando chiuse le scuole, le università, smart working, insomma non c'è il flusso di persone di prima, quindi fino a settembre credo che è una situazione gestibile. Noi vorremmo puntare molto sulle bici, per la verità, e le pedonalizzazioni. Ho capito, ma se improvvisamente... Bici a Napoli mi sembra il titolo di un film. Però ci sono già, ma dobbiamo aumentarle un po'. Ma scusi, mi faccia capire, perché quello sugli autobus, come se lo immagina lei? Nel senso, cioè, l'autobus è tutto pieno dei posti a sedere, arriva l'autobus, io sono alla fermata, se tutti i posti a sedere sono pieni non posso salire. E quello non si ferma proprio. Ma se uno deve scendere, dice sale... scende, ma io credo che questa è l'unica regola che si può mantenere, perché persone in piedi, come fai a calcolare il numero? È complicato. Oppure bisogna mettere un numero massimo e ci sono due persone, l'autista e un altro che controlla. Ci vorrebbe una specie di controllore, diciamo, su ogni autobus. Il controllore che controlla il controllato, che poi viene controllato da qualcun altro. Ma avremo l'app Immuni che ci controllerà tutti. Tu cosa ne pensi dell'app Immuni? Ma siamo sempre un po' in ritardo, qua non teniamo ancora mascherine, non teniamo ancora tamponi a sufficienza, non teniamo niente, l'app può essere che arriva quando il virus l'abbiamo già quasi sconfitto. Non teniamo neanche l'app comunque, sindaco, per adesso. L'app no, ma in campagna non c'è, da voi c'è. Ma non è ancora, non siamo proprio all'inizio. Tutti i residenti domiciliati in Lombardia hanno ricevuto un messaggio in cui ti invitano per la Lombardia. L'app della Lombardia, ma non è Immuni, nel senso. No, è un'altra cosa. Ma nel caso lei la scaricherebbe l'app Immuni, sindaco? Ma vediamo bene di che si tratta, questa è una questione molto delicata, perché se serve per avere un quadro della prevenzione sanitaria, quindi del monitoraggio sanitario ai fini del Covid,
ha un'utilità, per esempio in Corea del Sud l'ha avuta, però all'inizio dell'epidemia. Quello che mi lascia un po' perplesso, siccome questo arriverà fra molte settimane, quando probabilmente alcune cose saranno anche rientrate, non vorrei che diventa uno strumento per controllare movimenti e libertà degli italiani. Non mi sembra quindi molto che è una delle ragioni perché molti hanno dei dubbi. No, bisogna vedere anche chi gestisce i dati, chi li conserva, chi li utilizza. Insomma, è una questione dove ci vuole tutta una legge, perché sono diritti costituzionali. Ci vuole un'autorità indipendente che li controlla, delle garanzie molto rigorose. Senta, ma lei ha capito se le mascherine bisogna metterle oppure no? E qua pure vedo che c'è un dibattito. I medici la cosa più importante che dicono è la distanza sociale, fisica. Le mascherine penso che fino per un paio di mesi si dovranno usare, secondo me. Ma però a Napoli non sono obbligatorie? Per ora no. Poi col caldo è complicata la mascherina. No, ma poi ma non sono obbligatorie perché non sono sul mercato, quindi non le avete resettate. No, non stanno proprio. La regione Campania le deve ancora dare. Ce le siamo andate a prendere noi in qualche modo, ma loro stiamo ancora aspettando. Ma senta, quando dice così, parla del suo amico governatore della Campania, De Luca, che ha detto che se la Lombardia riapre, lui chiude la Campania ai lombardi che vogliono venire in Campania. È d'accordo? Ma in questo momento, secondo me, non si può proprio viaggiare né da Milano a Napoli né da Napoli a Milano. Questo è fuori di dubbio, quindi non è una questione nord-sud, sud-nord, è che dobbiamo purtroppo ancora ritenere che non possiamo spostarci, altrimenti tutto quello che abbiamo fatto diventa vano. Pensate, 40 giorni fa, vi ricordate, quando il governo disse chiudiamo la Lombardia, la regione Lombardia disse chiudiamo la Lombardia, si scordarono di mettere qualche poliziotto a controllare alla stazione, migliaia di persone sono scese e ci sono stati tanti contagi. Ma lo stesso vale da sud verso nord, dalla Sardegna verso la terraferma, dalla Sicilia. Dobbiamo ancora rimanere nelle nostre città. Senta, però in questi giorni c'è una notizia insomma abbastanza particolare sul fronte politico, perché lei e Salvini siete d'accordo. Incredibile. Su cosa? No, sulla pizza. Beh, la pizza mette d'accordo tutti, ma la pizza unisce. No, pizza sulla consegna a domicilio. Anche a Salvini penso che gli piace la pizza. No. Adesso sta facendo una dieta senza carboidrati. Dipende però... che pizza però, no, perché la pizza a Napoli è una cosa. No, non è che siete d'accordo sul fatto che la pizza è buona, no, ma sul fatto che anche Salvini dice che bisogna far consegnare le pizze a domicilio a Napoli, cosa che invece non vuole il governatore De Luca. Ha fatto un appello a De Luca. Sì, Salvini è d'accordo con me, mi fa piacere, assolutamente. È sicuro quindi della sua posizione, non è che magari siccome Salvini è d'accordo con lei vuole rivedere. Non sono un ottuso, diciamo, è Salvini che ha avuto una redenzione sulla via della pizza, cioè ci può stare. No, ma poi è assurda questa misura che resiste ancora in Campania, il governatore non molla. Cioè che il cibo non si può portare a casa, è una cosa lo so, pazzesca. Però il governatore così, sa, quando si fissa, non è che gli si fa cambiare idea. No, manco con lanciafiamme. Esatto. Ma tu ci hai parlato su questo tema, almeno delle consegne alimentari? No, lui la sa la nostra posizione, che non è solo la nostra, ma è un po' di tutti, anche di Salvini, figurate. Quindi resiste, ma è un tema, diciamo, ce ne faremo una ragione. Mi dispiace solo perché per intere categorie di persone poteva essere un modo per ricattare. Sì, che potevano sopravvivere un po' meglio in questo periodo. Sì, ma poi anche da un punto di vista sanitario era efficace, perché scende meno gente per strada perché arriva la pizza a casa, quindi era anche utile sul piano della prevenzione. Senta, ma quindi diciamo dal 4 lei cosa riaprirebbe a Napoli se potesse deciderlo lei? Allora, cantieri, secondo me, i lavori pubblici in città devono partire, i luoghi di lavoro in cui gli imprenditori, i datori garantiscono condizioni di sicurezza, poi si può uscire, riaprire i parchi, uscire da soli, sindaco, in due? Ma io penso si può cominciare a uscire mantenendo la distanza, perché due persone non possono uscire. Ma se due persone vivono insieme, quando mai non possono uscire affiancati? Marito e moglie? Ma dipende, innanzitutto se resistono ancora insieme dopo due mesi di quarantena, quindi potrebbero anche non voler uscire insieme. Quando dice si può uscire? Questo risolve il problema. Sindaco, quando dice si può uscire, cosa intende? Cioè uno può andare a cena da un amico, oppure uno che ha la fidanzata, il fidanzato che non vede... Io penso di sì dopo il 4 maggio, questa è una mia opinione personale, sempre con mascherine e distanza di sicurezza. Sì, ma se uno va dal fidanzato che non lo vede da due mesi, non può andarci, cioè ci va con la mascherina, poi se la toglie. Non ci si può baciare, sindaco? Questo poi rimane nell'intimità delle persone. Questo se c'è l'app Immuni ti sgama, l'app Immuni dice, vedi, tu sei uscito, potevi uscire, però non ti potevi baciare. L'app Immuni ti...
ti colpevolizza e ti castra. È staccato, è app immuni, poi si chiama immuni, non è app immuni tutto insieme, perché lei la chiamava così. Senta, una funzione castratoria. Invece il calcio, secondo lei, cosa bisogna, c'è dibattito, no? Ricominciare il campionato, sì, no, giocare dove, solo al nord? Non mi sembra la priorità, tutti quanti ci mancano le partite, ovviamente siamo tutti tifosi, ma come si fa a pensare una partita agli stadi vuoti, insomma, oppure partire solo al sud perché ci sono meno case, insomma, ci vuole ancora un po' di tempo. Cioè, in quel caso, nel senso... Però con lo sport, un po' di sport, sempre, qua non si può manca ancora correre da soli, questa è un'altra cosa assurda, sinceramente. O adesso è venuto il momento che, secondo me, già cominciare a correre, le persone escono all'aperto, una serie di cose si possono cominciare a fare. Il calcio è quello che, paradossalmente, perché gli sport di squadra sono quelli più complicati. No, perché, tra l'altro, tra le varie ipotesi del calcio, si parla di ricominciare il campionato ai primi, probabilmente a fine maggio, primi di giugno, ma le prime partite sarebbero le semifinali di Coppa Italia e una delle due sarebbe Napoli-Inter, proprio a Napoli. Sì, perciò mai è difficile prevedere, Lauro, è complicato. Ma poi come fanno i giocatori se si segna, s'abbracciano? No, mi chiedevo anche se De Luca chiude a quelli che vengono dalla Lombardia, come si fa a far venire l'Inter da Milano? Secondo me il calcio è ancora presto prevedere, sinceramente. Va bene. Sindaco, Sindaco, qual è la prima cosa che fai quando tutto questo... Vai a berti un caffè in piazzetta? Ma purtroppo qua, siccome le misure non finiscono tutte insieme, quindi probabilmente il caffè sarà una delle ultime cose, i bar e i ristoranti mi sembra, ma la cosa che più mi manca è il rapporto fisico con le persone, uscire, abbracciarsi, stringersi la mano, questo devo dire mi manca molto, non mi stringo la mano con qualcuno, credo che sono 2 mesi. Ma ne passerà dell'altro, invece se lo immagina l'estate al mare, in spiaggia? Io sì. È positivo. Io me la immagino, io penso che ci sarà questa possibilità, che gli italiani riscopriranno di più ancora la propria nazione, perché non si potrà andare all'estero, avremo una circolarità italiana, questo può essere anche un'opportunità. Grazie Sindaco De Magistris. Grazie a voi. Arrivederci Sindaco, buona ciao, giornata. Saluti alla moglie. Grazie, ciao. Questa è Radio 1, questo è Giorno della Pecora, l'unica trasmissione che... Ciao. Come Teletubbies. Ciao.